Continuiamo ad addentrarci nel soprannaturale con la seconda parte del video sugli yokai, ovvero i mostri del folklore giapponese. Nue. Il Nue è uno yokai generatosi da un bizzarro incrocio di diversi animali. Il suo volto è quello di una scimmia, ha le zampe da tigre e la coda da serpente. È capace di fischiare come un uccello e di volare, nonostante non venga menzionata la presenza di ali. Nel periodo Heian, l'imperatore Toba iniziò a sentire ogni notte il disgustoso verso del Nue provenire dal tetto del palazzo imperiale, e a causa di questo si ammalò. Minamoto no Yorimasa, noto arciere, fu quindi incaricato di risolvere il problema. Questi si appostò nella notte nel giardino del palazzo, e quando sentì provenire dal tetto il verso dello yokai, lo colpì con una freccia. Il corpo cadde al suolo e l'assistente dell'intrepido samurai, Hino Hayata, lo trafisse a morte usando la sua katana. Il Nue fu ucciso e il suo corpo venne posto in una barca e lasciato andare sul fiume Kamogawa. Questo confluiva nello Yodogawa, che passava al confine con le terre di Osaka e si gettava nel mare. La barca però tornò verso la riva e finì per arenarsi nella prefettura di Hyogo, nella striscia di terra tra i fiumi Hashiyagawa e Sumiyoshigawa. Ovunque questa barca passasse, nonché nel luogo dove venne vista arenarsi, le genti crearono santuari chiamati Nuezuka per tenere a bada lo spirito attraverso le preghiere affinché mai più tornasse in vita. Il Nue fa svariate apparizioni nella famosa serie di videogiochi Final Fantasy, in questa immagine la sua versione Final Fantasy 4. Hidarugami. L'Hidarugami sembra un uomo molto magro ma con una grossa pancia, come quella di chi ha appena mangiato troppo. Infesta i sentieri di montagna e rappresenta un grave pericolo per coloro che li percorrono, poiché è in grado di scatenare un'inarrestabile fame nelle vittime che spesso ne muoiono. È quindi considerato molto pericoloso. Il verbo Hidaru, oggi caduto in disuso, vuol dire proprio avere la pancia vuota ed esprimeva proprio un senso di forte fame. Si crede che questo yokai prenda vita dalle anime dei viaggiatori che muoiono di fame durante i viaggi. Per salvarsi dalla sua terribile influenza, bisogna portarsi sempre dietro del cibo, e quando gli effetti della fame sovrannaturale si manifestano, bisogna mangiarlo lentamente e con molta calma, prendendo tempo fino a che lo yokai non si arrende. Il più pericoloso Hidarugami apparve nella prefettura di Shiga, nel passo montano che collegava le città di Koga e Iga. Fermava i viaggiatori con l'intento di parlare e chiedeva loro se avessero mangiato quel giorno dell'ochazuke, un piatto tipico locale a base di riso bollito nel tè. In caso di risposta affermativa, lo yokai apriva la pancia del malcapitato con le sue adunche dita e mangiava l'ochazuke caldo direttamente dall'interno del corpo morente. Ancora oggi, da quelle parti, se si pone questa domanda, nessuno si azzarda a rispondere. Lo ritroviamo nella copertina del primo volume del manga Hojo no Hidarugami. Lo yokai noto col nome di Useiju ha la forma di un piccolo insetto. Questi si infila nel corpo degli esseri umani e li fa ammalare. Si narra che i primi sintomi visibili siano una gran febbre e dolori intestinali. Questa febbre può durare anche per decine di giorni, al termine dei quali sulla pancia del malcapitato si aprirà una nuova bocca. Questa bocca sembra del tutto indipendente dalla volontà dell'essere umano posseduto e, mossa da una fame apparentemente insaziabile, creerà grandi fastidi perché venga nutrita. È in grado di parlare, ma pare che possa solamente ripetere semplici frasi, come quelle che è possibile insegnare a un pappagallo. Per lo più si lamenterà e chiederà che le venga dato altro cibo. L'unico metodo conosciuto per liberarsi dalla possessione dell'Oseiju sia quello di dargli da mangiare alcune pietre. La bocca inizierà a chiudersi, scomparendo in brevissimo tempo, e lo yokai tenterà di fuggire uscendo per l'ano, morendo nel farlo. Pare infatti che questi non abbia alcuna facoltà di vedere al di fuori del corpo ospite. Anche un parassita intestinale della famiglia di Nematoda, in giapponese, viene chiamato Oseichu. Nebutori. Tra gli yokai più misteriosi, nessuno conosce la vera forma, sempre che esista, del Nebutori. Si conoscono però fin troppo bene gli effetti che produce l'essere infestato da questo terribile yokai. Il corpo tende a ingrassare senza sosta e il posseduto perderà la voglia di fare qualunque cosa se non rimanere disteso nel proprio futon. Tra le varie versioni vi è quella che afferma che questo yokai colpisca solo le donne. Altre versioni raccontano che il Nebutori stesso abbia forma di una donna, che di giorno è magra e bella, mentre di notte, appena stesa nel futon, diventa grassa come una mucca. Alcuni affermano che in realtà il Nebutori non sia mai esistito e che sia solo uno spauracchio per i troppo pigri. Nel manga un Nebutori prende possesso di una giovane ragazza. Questo yokai viene spesso raffigurato solamente come un occhio in mezzo alla tempesta, o ancora più spesso al tifone. Tuttavia la sua descrizione nelle leggende nei miti è ben diversa.
un dragone lungo anche centinaia di metri, che discende dalle nubi e porta con sé venti terribili e tifoni. Tutte le descrizioni, tuttavia, coincidono riguardo al fatto che questo yokai possieda un solo occhio, ma tutte dubitano che sia sempre stato così, poiché spesso viene descritto come privo di un occhio e l'altro dall'orbita vuota, a lasciare intendere che in un mondo sconosciuto abbia perso il suo secondo occhio. La sua apparizione comporta l'arrivo del tuono e del fulmine, di venti terrificanti e di pioggia, tanto che si teme distruggerà case e rovescerà barche. Nella città di Kuwana, prefettura di Mie, si trova un santuario shintoista chiamato proprio Ichimokuran Jinja. È dedicato allo yokai, per tenerne a bada l'ira e la furia distruttrice. E proprio per agevolarne l'ingresso e quindi un lungo riposo, il santuario non ha nessun tipo di porta. In questo modo il dragone con un solo occhio può entrare e uscire a suo piacimento. In giapponese, Ichimoku-san vuol dire, seppur in termine arcaico, senza neanche guardare, riferendosi in genere al fare qualcosa con tanta fretta da non poter neppure guardare cosa si sta facendo o dove si stanno mettendo i piedi. Un legame con il darsi la gambe levate quando appare lo yokai. Alcuni pensano che lo yokai sia la manifestazione fisica del tifone e il legame tra il suo occhio mancante e il famoso occhio del ciclone ne sarebbe una prova. Ichimoku-ran è uno dei coprotagonisti dell'anime Chigokushoujo Okikumushi. Molto tempo fa si racconta che qualcuno aveva tentato di impadronirsi del castello di Meiji, ma una donna di nome Okiku, che era segretamente una spia per il legittimo signore del castello, tradì i piani e l'attacco venne sventato. Purtroppo per lei venne scoperta e in quanto spia giustiziata. Legata a mani e piedi venne gettata in un pozzo proprio alle spalle del castello. La donna quindi divenne uno yurei e terrorizzò le genti della zona per lunghe notti a venire. In seguito, per oscuri motivi, lo yurei divenne uno yokai e, nonostante mantenesse la forma che la contraddistingueva, prese quella di una giovane donna legata e si iniziò a moltiplicare. Moltissime apparizioni simultanee parlavano di una donna grande quanto un palmo della mano o poco più, che a prima vista sembrava legata a mani e piedi, ma che, se osservata da vicino, era in realtà un corpo deforme, simile a quello di un insetto, da cui mushi, che in giapponese vuol dire appunto insetto. Il baco della Atropaneura alcinius probabilmente si ispira alla figura dello Kikumushi. Dorotabo. Il Dorotabo è uno di quegli yokai che potremmo definire istruttivi. Infatti la sua apparizione in qualche modo dovrebbe andare a curare dei difetti umani e riportare sulla retta via il peccatore. Il Dorotabo appare con una forma umanoide, sebbene sia visibile solo la parte anteriore del suo corpo, dal torso in su, mentre il resto rimane sotterrato nel terreno. Ha un solo occhio, l'altro potrebbe essere coperto da uno strato di melma, che nasconde anche il corpo e il viso. Tre dita per mano e anche la sua altezza richiama quello umanoide. Appare nei campi di riso soggetti a incuria ogni notte, gridando a gran voce «Ridammi il mio campo!». Tipico del Tohoku, questo yokai appare come forma di vendetta per i campi di riso trascurati. Nelle generazioni precedenti, quelli che oggi sono i nostri anziani, si prendevano gran cura di questi campi, sia perché da essi dipendeva la loro vita, ma soprattutto per assicurare un avvenire migliore a chi gli sarebbe succeduto. Avveniva in passato, e soprattutto oggi, che gli eredi che ricevevano tali campi, vuoi per pigrizia o per semplice negligenza, smettessero di prendersene cura, ed essi andavano in rovina. Allora appariva il Dorotabo. Alcuni pensano che il Dorotabo possa essere in realtà uno yurei che nasce dall'angoscia dei genitori che vedono i loro sforzi sfiorire, oppure, più probabilmente, è la risaia stessa che, intrinsa della profonda dedizione di anni e anni, vedendosi abbandonata, partorisce questo yokai. Dorotabo fa la sua apparizione in uno dei film animati dedicati a Dragon Ball. Ningyo, uno yokai conosciuto forse in tutto il mondo, per metà umano e metà pesce. Vi sono molte varianti di questo yokai. Generalmente è descritto dal torso e volto femminile umano, mentre la parte inferiore è quella di un pesce, a volte di dimensioni umane, ma a volte è stato anche descritto come lungo un metro e svariate decine di metri. Tuttavia è stato raffigurato anche con la parte superiore del corpo simile a quella di un pesce, ma con delle gambe umane, oppure con tutto il corpo da pesce e solo la testa umana. Raramente alla testa si sono aggiunte le braccia o le gambe. A differenza di altre parti del mondo, in Giappone non vi sono leggende che parlino di Ningyo con due code e mai viene accennata alcuna dote canora. Si parla di bellissime donne, come di orribili megere, ma a volte sono stati menzionati anche degli uomini. La leggenda vuole che le Ningyo siano capaci di rendere agitato il mare e che qualora qualcuno riuscisse a nutrirsi della loro carne, donino l'immortalità. La più antica testimonianza riguardante una Ningyo in Giappone sembra risalire al 619 in Osaka. Pare infatti che un pescatore l'abbia ritrovata aggrovigliata nella sua rete. L'ufficiale imperiale Shotoku Taishi, vuole la leggenda, incontrò una Ningyo nella prefettura di Shiga. Questa Ningyo era stata un pescatore umano che, avido, pescava troppi pesci, impoverendo il mare, e per questo fu punito. E dopo la sua morte risuscitò come una Ningyo.
Quando l'ufficiale imperiale venne a sapere di questa storia, decise che si edificasse un tempio buddista affinché le pene di questa ed altre sventurate persone che avessero subito un fatto simile venissero lenite. Il tempio in questione è il Kannon Shoji. Questo tempio esiste ancora oggi e fino al 1993 era possibile al suo interno osservare la mummia di un anio. Purtroppo in quella data, a causa di un incendio, questa venne perduta. Shotoku Taishi non era nuovo a storie di yokai. Pare che per la sua indole avesse avuto numerosi rapporti con queste creature e attraverso la diplomazia e l'insegnamento dei precetti del buddismo ne avesse resi mansueti, se non proprio amichevoli, un numero piuttosto elevato. La famosa mangaka Takashi Rumiko ha pubblicato un'opera il cui tema è proprio quello del nutrirsi della carne di Nio Shirizu. Se vi interessasse saperne di più, vi consigliamo il libro di Sasori sull'argomento. 続け